Sì, senza dubbio è un risultato importante che muove da un'attenzione investigativa posta nell'attività svolta nel tempo, per cui si muove già da alcune attività svolte nel 2010, da importanti riscontri nel 2011 e nel 2012 che hanno consentito di delineare gruppi strutturati, in particolar modo quattro gruppi che organizzavano un'attività significativa di vendita al dettaglio, diretta a consumatori giovani e giovanissimi anche. Perché l'operazione si chiama Passi per la Vita? Perché questi gruppi che sono stati delineati, questi quattro gruppi operanti nel capoluogo e in altre aree come Eboli, Battipaglia e Baronissi, avevano una propria autonomia di approvvigionamento, di cessione, contatti sul territorio e avevano dei contatti interni. Guardi, è sicuramente confermato. Uno dei personaggi di spicco della presente ordinanza di custodia cautelare è Gambone, che appartiene alla vecchia guardia della criminalità organizzata della Piana, nel settore deputato dello spaccio di sostanze stupefacenti, che è settore di sicuro investimento dei risvolti economici dell'organizzazione criminale, anche dedita ad altri settori di operatività criminale.